Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben ritrovati. Ormai siamo giunti alla nona puntata di Le Consultazioni, questo programma molto atteso dai nostri telespettatori e noi siamo assolutamente orgogliosi, li ringraziamo. E oggi ringraziamo invece Raffaele Pesce, l'avvocato agropolese che sembra si candidi alle prossime elezioni amministrative di primavera, ma lo chiediamo direttamente a lui. Raffaele, benvenuto. Buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici, un saluto particolare a te Gianni, complimenti per la trasmissione che stai portando avanti egregiamente. Grazie Raffaele. Allora, per me è un piacere, nonché un onore, intervistarti in questo programma. Sei, diciamo così, da subito il volto nuovo di queste elezioni politiche, le prossime che ci auguriamo vivremo in primavera, Covid permettendo, naturalmente. E quindi sei un viso nuovo, ma non sei nuovo della politica. Ricordiamo ai nostri telespettatori che, se non vado errato, nel 2006 hai fatto il vice sindaco della città di Agropoli, all'epoca Domini era il sindaco, poi probabilmente hai preso una pausa e sei ritornato, diciamo, sicuramente più carico di prima quest'anno, insomma, in auge per ecco, giocare questa partita politica, sempre però in una direzione propositiva, perché devo dire la verità, io ti seguo sui social, insomma, i tuoi post, le tue considerazioni vanno in una direzione molto concreta, Raffaele. Sì, certo Gianni, come dicevi tu, purtroppo la situazione Covid, che da quello che sta accadendo negli ultimi giorni non tende a migliorare, non ci consente neppure un'intervista diretta de viso, ma siamo obbligati a utilizzare questi mezzi, quindi le piattaforme varie, per poter avere un confronto. Così come è difficile avere rapporti giornalieri, rapporti quotidiani con le persone, o organizzare incontri, e quindi, come dicevi poc'anzi, restano i social per divulgare le proprie idee, quello che si sta facendo. In realtà mi riallaccio alla presentazione che hai fatto. Sì, io sono stato consigliere comunale per 2 anni della Margherita, con la carica di vicepresidente del Consiglio Comunale, ormai nei lontani 2005-2006. Poi nella seconda giunta Domini sono stato nominato assessore e vice sindaco, ma è durata quella giunta purtroppo soltanto 6 mesi, quindi non abbiamo potuto mettere in atto tutto quello che erano le nostre idee, i nostri programmi come gruppo Popolari per Agropoli. Così come Popolari per Agropoli mi ricandidai sempre con Antonio Domini, quindi sempre un gruppo di centro, di ispirazione cristiano-sociale, che facemmo all'epoca civico. Non andò bene il primo dei votati della lista, ma il quoziente consentì soltanto ad Antonio Domini di entrare in consiglio comunale. Poi da quel momento, non avendo mai aderito al Partito Democratico, ma essendomi fermato alla Margherita, io venivo dal Partito Popolare, dai giovani popolari, ero stato coordinatore d'Ateneo, aveva un bellissimo movimento giovanile che copriva tutta la provincia di Salerno, nei primi anni 90, sto dicendo, quindi quella tradizione che si collegava poi all'Azione Cattolica, al richiamo discorso ai liberi e forti che io ho voluto fortemente che indicasse la nostra posizione, che è quella, che ripeto, dei cristiano-sociali, ma aperta a qualsiasi tipo di ragionamento, perché noi siamo un raggruppamento civico. Ci tengo a precisare che Liberi e Forti è un gruppo di persone socialdemocratiche, liberaldemocratiche, cristiano-sociali, che vogliono il bene di Agropoli e si vogliono mettere in discussione. Sentono la necessità in questo momento, nel 2022, un momento così difficile non solo per il nostro paese, ma per il mondo intero, di essere presenti nella vita civica e nella vita quindi politica dei luoghi dove vivono. Noi estenderemo questo movimento, e ci stiamo già riuscendo con i nostri contatti anche in area cilentana più ampia, perché il nostro è un luogo di discussione.
più che di campagna elettorale fine a se stesso, un luogo di discussione e di propulsione dove persone di diversa estrazione politica, sociale, economica, ma che hanno a cuore delle tematiche particolari, dove sono competenti o hanno grande passione, vogliono divenire competenti, si mettono in discussione e finiscono di lamentarsi soltanto e diventano propositive. Questa è l'essenza di Liberi e Forti, è questa qui. Poi, da questo movimento che sta crescendo e che parla di programma, di vari settori di un programma sui quali si discute sia sui social che direttamente televisivo, con persone che si sono già messe a disposizione, ma aumentano sempre di più perché dalla discussione nasce il futuro, dalla discussione si fa consenso, non cooptazione nelle liste, ma consenso su un programma, consenso su un programma, si va a collaborare insieme, stilato un programma, ovviamente di massima, poi va precisato, si stabilisce chi di questo grande gruppo vuole candidarsi o vuole essere comunque propositivo all'apere, perché noi comunque andremo a strutturare il movimento prima come comitato e poi come associazione. Quindi non è fine soltanto a questa campagna elettorale, ma noi guardiamo più a lungo per creare una propulsione di menti, di saperi e di azione per il bene del paese. Quindi, come dicevi tu, non siamo contro, ma noi siamo per il dialogo, siamo aperti ai ragionamamenti su un programma, su dei Certo. punti specifici ovviamente, e poi magari nel corso della trasmissione delucideremo almeno in parte per quanto si possa Certo. fare. Senti, mi ha fatto piacere, insomma, fare anche questo breve amarcord, no, del tempo che è stato, soprattutto Agropoli del 2006. E naturalmente questo fa bene anche ai nostri telespettatori perché ricordano, no, un po' di storia, un po' di tempi che non sono più. La mia passione, quindi. Sì, infatti ci sono dei post molto interessanti che, insomma, fai apparire sulla tua pagina, che sono gradevoli da ascoltare, da leggere, insomma. Senti, allora andiamo subito al dunque. Abbiamo spiegato la lista Liberi e Forti. Quello che mi piace analizzare con te da subito è questa indecisione tra vari tavoli politici, perché avrai partecipato anche tu a una serie di incontri per, insomma, stabilire una volta per tutti, una volta per tutte, pochi candidati a sindaco, perché a quanto pare oggi ce ne siano troppi, e diciamo, questa frammentazione poi magari porta a poco. Come analizzi questa difficoltà di trovare sintesi, tra tutti, ecco? Allora, io ho partecipato a un paio di riunioni su invito di amici di diverse aree politiche, su invito anche di Mario Capo principalmente, che ha voluto fossi presente a queste riunioni. Come movimento già strutturato Liberi e Forti, a queste riunioni hanno partecipato esponenti delle diverse aree, delle diverse situazioni che si stanno creando in questo momento, di diversi partiti che ancora pare siano presenti ufficialmente nel paese, anche se effettivamente la presenza io no, di fatto non la vedo. Vabbè, diciamo sigle politiche. In quasi un mese e mezzo di discussione, ovviamente, abbiamo esposto le nostre motivazioni, i nostri dubbi su quella che è la situazione, anche rispetto all'attuale maggioranza, però non si è venuti a capo di un'amalgama di queste forze. Io, che non sono solo nel decidere, ma devo anche giustificare le mie posizioni agli amici che fanno parte del movimento e a tanti amici che comunque mi vedono come riferimento, ho deciso di non perdere più tempo perché tra 4 mesi si vota praticamente.
andare avanti col movimento con delle proposte, perché io credo che nei tavoli politici si debba discutere di programmi, anche limitati, ma comunque non si possa, nel caso specifico di Agropoli, non discutere della situazione tributaria, di come gestirla, della situazione porto e marina di Agropoli, come gestirla, San Marco, centro storico, centro Corso Garibaldi e centro cittadino, perché se non si inizia a parlare di un piano commerciale serio, tra l'altro la legge regionale 7-2020, cioè può solo degenerare ancor più di come si presenta il nostro corso salotto di Agropoli, così come si deve parlare di quello che vogliamo fare nelle periferie, per non renderle dormitorio, ma renderle periferie. Allora, io credo che se a un tavolo politico non si prendono in considerazione questi elementi, è inutile parlare di numeri, pacchetti di voti e liste. Io dialogherò con tutti, ma tutti quelli che vogliono parlare di quello che dobbiamo fare ad Agropoli, quello è come lo dobbiamo fare, se siamo capaci di farlo, se ci sentiamo capaci di farlo. Questo è un progetto di discussione con altre forze politiche, altre forze civiche. Non altro, la cooptazione delle liste oppure misurarsi a chi ha tre liste, chi ha due liste, a me non interessa e non interessa ai miei amici. Io non coopto soltanto per simpatia personale, io vorrei dialogare paritariamente con gli amici che si avvicinano al nostro movimento, ma di cose reali, quello che dobbiamo fare nelle aree verdi che ancora sono disponibili, quelle che dobbiamo recuperare, quello che possiamo fare ristrutturando l'esistente e facendo una buona manutenzione, ma soprattutto la situazione tributaria, che è la base della gestione poi amministrativa. Allora, oppure coalizzarsi tutti come un'armata Brancaleone, sempre senza un progetto, contro la persona sindaco, a me questo, cioè, non rientra proprio nel mio modo di fare politica. Io intendo la politica come politica propositiva per qualcosa, non ho mai motivi personali che mi pongano a chiudere discorsi in ambito politico con le persone, quindi sono aperta alla discussione. Credo che è chiaro che il collante di tutte queste aree che erano seduti a quei tavoli è il non sentirsi rappresentati da questa amministrazione, oppure non sentirsi più rappresentati o non sentirsi rappresentati appieno. Però bisogna anche proporre qualcosa di diverso. Andare tutti insieme soltanto per andare contro, senza avere una linea, non credo sia una buona cosa proprio per la politica agropolese. Noi vogliamo essere altro, siamo persone della società civile, chi con esperienze politiche, chi con esperienze amministrative, chi con nessuna esperienza, ma con esperienza di vita, dall'operaio, dall'operatore ecologico al professore universitario, al generaio dei carabinieri in congedo. Ognuno nella sua area può dare una idea, può dare anche una proposta pragmatica di soluzione dei problemi e ne discutiamo. Se queste nostre proposte sono ben accette da altri gruppi o le loro proposte possono diventare nostre, noi discutiamo. È chiaro, Chiaro. ma Senti, parlare soltanto di liste di voti e di chi è più forte e chi è stato più forte alle scorse elezioni mi fa sorridere, perché noi, se ci proponiamo come gruppi diversi, scontenti dall'esistente, e tu sai bene, caro Gianni, perché vivi a Agropoli, che c'è una grande fetta di cittadini che è davvero stanca, sia per le vicissitudini che si stanno vivendo, sia perché la società è disgregata, e allora noi puntiamo a quello, noi puntiamo a parlare direttamente con le persone, con la gente, con gli operatori commerciali in difficoltà, con gli imprenditori, con i professionisti, con gli operai, con gli studenti, con i disoccupati, questo è l'interesse. Poi, se si potrà divenire ad una
a una summa di queste forze politiche, si dicono alternative. È chiaro, la democrazia è questo, il dialogo. Certo, Raffaele, volevo chiederti, anzi farti una domanda sulle dimissioni del Presidente del Consiglio Massimo Laporta. Sembrava che la sua azione portasse a una fase diversa, invece sembra insomma che nulla è cambiato, insomma la fase stagnante diciamo di dicembre, prima delle dimissioni del Presidente, sembra sia la stessa e quindi non sia cambiato nulla, anzi forse ha frammentato ancora di più perché l'ex presidente Massimo Laporta sembra si candidi a sindaco o il suo magari uomo Mutalipassi che, ahimè, ancora non ha insomma dato nessun segnale, probabilmente per via della mancata ancora guarigione da Covid-19. Lo salutiamo, anzi, dai nostri canali, siamo solidali con lui, fortunatamente sta bene, insomma. E quindi, certo, diventa complesso poi affrontare la forza uscente, che è quella di Adamo Coppola o diciamo quella di Franco Alfieri, perché sappiamo benissimo che poi Franco Alfieri è il leader del PD cilentano e quindi decide lui magari il candidato che debba rappresentare poi il centrosinistra. Probabilmente se non sceglie definitivamente Adamo nello stesso tempo andrà da solo con le sue liste. Insomma, è davvero una bella sfida quella che ci prepariamo un po' ad affrontare, no? Quindi, come analizzi quindi in primis le dimissioni di Laporta e poi andiamo sul sindaco uscente? Allora, io sulle dinamiche amministrative, cioè, si vede a mio avviso la stasi. Sulle dinamiche politiche all'interno dell'amministrazione, su quello che è successo, le motivazioni le conoscono bene soltanto chi ha vissuto questi momenti amministrativi. Io ho conosciuto Massimo Laporta all'epoca della Margherita, anche come imprenditore. So che è una persona valida, è fattiva, è attivo come persona, quindi non posso dire assolutamente nulla contro l'operato di Massimo. Se è arrivato a tanto, si vede che non ha potuto più reggere questo contrasto interno e ha voluto dare un segnale, perché se non erro, non è in minoranza, si è dimesso da presidente del Consiglio, è un segnale, ovviamente. Sai, Non mi so. sembra, se ricordo bene, Raffaele, che dichiarò, alla nostra emittente di passare all'opposizione. E dobbiamo vederlo attuata questa Certo. opposizione ancora. Quindi, poi per quanto riguarda l'assessore, che saluto, è ovviamente l'assessore a bilancio, il fulcro, come dicevo prima, dell'amministrazione. Se arriva anche lui a fare questa scelta, che è una scelta di gruppo politico, è una scelta ovviamente che hanno concertato insieme, si vede che l'amministrazione è effettivamente disgregata, però ovviamente siamo arrivati al 2022, a maggio si voterà, quindi diciamo può essere considerata tardiva questa scelta, però io non posso sindacare, io penso alle scelte nostre future. Credo che questa amministrazione ormai sia comunque al capolinea, almeno temporale, quindi le scelte che si fanno tra i gruppi interni, ovviamente in questi gruppi ci sono persone con le quali si può ragionare perché sono persone propositive, sono persone per bene. Noi siamo disposti a recepire anche loro istanze, parlare su quello che non è andato bene in questi 5 anni, ma questi 5 anni non sono nient'altro che un'appendice dei precedenti 10 anni. Quindi addebitare tutto a questa amministrazione mi fa, cioè, non credo sia giusto a questo punto, perché io reputo che questa sia un'amministrazione durata 15 anni e che 15 anni sono effettivamente troppi. Dopo 15 anni c'è poco da poter dare al paese, c'è poca propulsione, poche idee. Poi, ovviamente, le compagini consiliari di giunta vanno rinnovate, lo vuole la democrazia, le stagnazioni non vanno bene, c'è bisogno di nuova linfa. Noi nel movimento vogliamo far crescere i ragazzi,
si rendano conto che la politica non è solo quella clientelare, ma è anche quella della propulsione che avevamo noi da ragazzi quando ancora esisteva qualche barlume di partito vero, perché purtroppo, ed è un male, i partiti non esistono più. Sono consorterie a livello locale di potere, di gestione del potere, ma il partito fondato su delle direttive principali, su delle ideologie e su delle idee e su una gerarchia pure, non esistono più, non è un bene per la democrazia a mio avviso. Ovviamente ci sono state delle storture che hanno portato a questo, ma oggi ognuno, ogni piccolo gruppo si sente padrone di se stesso, padrone degli organi nei quali siede e pensa di rimanerci a vita. Non è così. La politica deve essere passione, la politica non è un mestiere, non è una professione. Non si può pensare di fare il consigliere comunale 20 anni, l'assessore 20 anni, il sindaco o il sindaco di professione. Io non sono per i sindaci di professione, sono per i sindaci per passione e per competenza. Certo. Raffaele, per chiudere, sei sicuro che Alfieri candiderà Adamo Coppola oppure no? Allora, dalle dinamiche politiche che escono, che si sanno del PD, pare che il PD locale abbia scelto Adamo. Ovviamente Adamo è l'erede politico ad Agropoli di Franco. Franco ammetterebbe in questo modo, non supportandolo, di aver preso una svista 5 anni fa, eppure Adamo per 10 anni è stato il suo assessore a bilancio e anche vice sindaco nei successivi 5 anni. Quindi io penso che alla fine, anche per com'è l'evoluzione della politica del PD campano, pare che i sindaci nei comuni più grandi vengano tutti confermati al secondo turno. Quindi se poi, preso atto, perché ovviamente Franco ha contezza della situazione agropolese, pure amministrando un territorio così vasto come Capaccio e complesso, Capaccio Pessum, se si rende conto che c'è malcontento vero, ovviamente ci pensa, però credo che debba essere pure una scelta di partito, perché ad Agropoli c'è una sezione di partito, c'è una sezione PD, c'è una sezione anche del Partito Socialista, e quindi credo che venga confermato Adamo Coppola alla fine. Però sono scelte loro, certo. Noi andiamo avanti su delle linee programmatiche diverse, siamo disponibili a ragionare con tutti gli altri con i quali ci siamo visti mesi fa, ma soprattutto, come dicevo, un ragionamento concreto su di un programma. Fare bene. Un passo tutto indietro, come diceva qualcuno nelle tue trasmissioni, sì, ma per cosa? Su quale programma? Noi stiamo andando avanti su un programma e dialoghiamo su cose concrete, cioè su un piano commerciale, su quello che dobbiamo fare nell'area archeologica del Vallone. Faccio degli esempi così, abbandonata a se stesso, che può essere un volano anche per il turismo. Su quello che dobbiamo fare sopra Agropoli, Agropoli Vecchia, dove io sono cresciuto, tra cazzo e sopra Agropoli. Guarda, Raffaele, anticipi. Io quando vedo Agropoli così, il corso sopra Agropoli e tutto il resto, la marina, la montagna, io sto male, perché io sono agropolese, lo vivo e sento questo disagio delle persone. Certo. Ritrovare una città che non è più la loro, quella che avevamo. Questo è il discorso. Certo, e sicuramente ci sarà un rinnovo di facce nuove, professionisti nuovi nella politica agropolese. Poi la città di Agropoli merita tutto questo, senza nulla togliere ai consiglieri uscenti, probabilmente. Raffaele, grazie. Non è la prima intervista, insomma non sarà l'ultima, perché ce ne saranno altre. E niente, ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro in questa tua avventura. Spero di rivederti presto. Assolutamente. Le spettatrici, telespettatori e tutti coloro che si sentono liberi e forti, vi invito a collaborare in questa scelta di campo di essere cittadini attivi ad Agropoli. Finalmente mettiamoci insieme, diamo dei segnali
non dobbiamo soltanto lamentarci più, proponiamo. Questo è il discorso. Grazie a Raffaele Pesce.